cosa, ma poi anche invece ci parla di Winter Petrov sulla specificità del curriculum. Grazie. Grazie, ringrazio l'USR per l'opportunità che ha dato all'Istituto per presentare un lavoro svolto nel corso di 2 anni, dal 2012 al 2014, che è il progetto Itaca, e anche AICA, che ha dato proprio la collaborazione con AICA, è stata fattiva proprio su questo 23. E io volevo riprendere un po' quanto diceva sia attualmente il dottor Gallo e sia il collega Garlati. È vero, negli istituti tecnici industriali sicuramente c'è una competenza maggiore, proprio perché ci sono tanti indirizzi di studio, in particolar modo elettronica, informatica, meccanica, elettrotecnica, quindi con persone competenti nel settore tecnologico. Io, che poi vengo dal settore umanistico, per me quando sono arrivato al Mattei è stato un grosso problema, però mi sono buttato dentro, come diceva il collega, mi sono buttato e un po' anche soffrendo. Quest'anno io ho fatto una cosa un po' di testa mia, consenzienti lo staff tecnologico, ho tolto tutte le lavagne nere dalla scuola, nelle aule non ci sono più le lavagne. Avendo avuto il finanziamento di Generazione Web, ho utilizzato tutti i videoproiettori e lavagne interattive nelle aule. Quindi videoproiettori con lavagna, un videoproiettore interattivo, collegati con il tablet dei docenti. Tutti i docenti, ho dotato i docenti di un tablet sul quale possono scrivere e proiettare ciò che scrivono. Ma non è solo far diventare il tablet lavagna. Ecco, il tablet poi è uno strumento di lavoro, ci si collega a internet in qualsiasi momento, cioè è stata potenziata la rete wifi e quindi almeno i primi momenti dico perché ho sofferto, perché dall'oggi al domani cambiare tutto, far sparire il registro cartaceo, quello che ognuno si portava presso quando entrava nella sala docenti, prendeva il registro di classe e il proprio registro, no? E invece adesso c'è un tablet che va in giro con il proprio docente via. E è stato un po' un cambiamento. Per giunta mi sono trovato in una situazione che ancora non erano stati montati tutti i videoproiettori, ma le lavagne la provincia me le aveva tolte nel giro di 3 giorni. E quindi, in particolar modo i docenti di matematica che devono scrivere, se no dove scrivo, no? Giustamente. Allora andavano con questi fogli mobili attaccati alle pareti per una settimana. È stato un po' un problema, però adesso qualcuno comincia a dire ha fatto bene il preside, perché se no non avremmo mai cambiato. Quindi allora ci vuole un po' di voglia, un po' di fortuna devo dire, ma soprattutto voglia di cambiare. Allora abbiamo cambiato, però il mio intervento riguarda altro. Quindi torniamo al progetto Itaca. Il progetto Itaca è nato 2-3 anni fa, nel 2012, il primo incontro. È un progetto europeo che ha visto coinvolto 3 istituti italiani, il Giordani di Napoli come scuola capofila, il Meucci di Firenze, il Mattei di San Donato, AICA, che è stato il coordinatore di tutta l'attività, l'Associazione Hermes di Napoli, Assintel e CNA Lombardia. Per quanto riguarda invece i partner europei, in Ungheria abbiamo avuto il PROMT di Codollo, SPARC sempre di Codollo e CAC di Budapest, e la Spagna Foundation EUCIP e Spagna, ATI di Barcellona e SINTE di Granada. In che cosa, a cosa mirava il progetto Itaca? L'acronimo IT, Information Technology Administrator Competence Development and Acknowledgement, mi si perdoni il mio non corretto inglese, ma comunque formare degli amministratori di rete sulle tecnologie informatiche. Questo era l'obiettivo principale. Per
perché questo? Da cosa è nato questo problema? No? Prima si parlava di bene o male il personale docente ormai a furia di lavorare su Office, poste elettroniche e via di seguito, molte conoscenze, anche competenze ne acquisite. Un po' meno, devo dire, ispettore Gallo, il personale di segreteria. In particolar modo, mi si permetta questo passaggio, quando ci arrivano persone che entrano in ruolo perché hanno il titolo di scuola superiore, vanno a fare l'assistente amministrativo e poi, per scrivere una circolare, ci impiegano un'ora e mezza. È chiaro che lì dobbiamo far fare, o meglio, mettere una condizione sine qua non. Possono fare gli assistenti amministrativi, se hanno almeno, non dico tutte le CDL, ma almeno tre: Word, Excel e internet posta elettronica. Almeno queste tre cose devono saperle fare. Allora, uno studio condotto da AIDA e dalla Stabocconi aveva messo in evidenza l'ignoranza informatica al giorno d'oggi, e questa ignoranza comporta una perdita di circa 19 miliardi di euro. Il dottor Occhini spiegava bene questa situazione. Perché questo? Allora, pensiamo al tempo perso dovuto 30-35% a mancanza di conoscenze dei lavoratori, quella che è chiamata l'ignoranza informatica, o a tempo perso per aiutare i colleghi in difficoltà. L'altro 65-70% da attribuire a cause tecniche, malfunzionamento del sistema, mancanza di personale specializzato in grado di intervenire subito, dunque una cattiva gestione della struttura informatica. Noi sappiamo al giorno d'oggi che avere dei tecnici competenti è molto importante, ed è questo il punto di forza. Quando dicevo, per fortuna negli ITIS ci sono queste competenze, ecco, io quando mi trovo a parlare con i colleghi di licei in particolar modo mi dicono: ma voi siete la tecnologia. È vero, su questo devo dire, poi ho anche la fortuna nel mio istituto di avere dei tecnici e dei docenti veramente. Il risparmio che si avrebbe formando un Information Technology Administrator in grado di gestire l'infrastruttura informatica sia delle piccole e medie aziende sia delle diverse sedi e reparti di grandi organizzazioni pubbliche e private comporterebbe una rilevante ricaduta positiva su tutto il sistema. Perché questo? Perché nel momento in cui ci serve qualcosa abbiamo la persona già pronta. Quindi centrale è il ruolo delle scuole secondarie di indirizzo informatico, e quindi quello che possono dare nel formare tali figure professionali. Ed è quello che ha fatto il mio istituto insieme agli altri tre istituti italiani ed europei. Cioè formare il personale docente. In che modo? Noi abbiamo puntato soprattutto lavorando su obiettivi comuni, ed è questo è stato il grande vantaggio di avere dei partner europei, scambiando delle esperienze di lavoro sia durante meeting, incontri, quindi sul luogo, ci siamo alternati, o anche a distanza in videoconferenza. Devo dire anche che le linee guida, la riforma Gemmini, è stata sotto questo aspetto di grande aiuto, in particolar modo per gli indirizzi industriali all'indirizzo informatico, con l'inserimento di due discipline nuove. Chi ricorda il vecchio ABAUS, c'era sistemi e informatica. Con la riforma c'è anche tecnologia e progettazione di sistemi informatici e reti, dal terzo anno in poi, e poi gestione, progetto e organizzazione informatica al quinto anno. Queste discipline servono proprio per dare un'impostazione al futuro perito informatico di come si gestisce l'insieme. Quindi noi abbiamo approfittato di questa riforma proprio per inserire nel curriculum, quindi questa riforma ha trasferito nel curriculum un modello pedagogico di riferimento centrato sulla definizione dei risultati attesi dell'apprendimento, con riferimento ad un profilo professionale
IT Administrator, molto richiesto sul mercato del lavoro. Quindi le possibilità di cui parlava il dottor Ronchini, di avere maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro attraverso il riconoscimento degli apprendimenti formali e non formali e la personalizzazione della proposta formativa. Quindi l'attenzione alle competenze come risultato dell'apprendimento motiva anche all'adozione di metodologie didattiche, problem solving, learning by doing, gestione progetto, esperienze di tirocinio. Non è un caso che, almeno io lo vedo nel mio istituto, le possibilità di alternanza scuola-lavoro sono aumentate in questo momento, che favoriscono lo sviluppo di competenze e non la sola acquisizione di conoscenze e abilità. Perché sono aumentate le possibilità? Perché le aziende vogliono persone già pronte, ma anche in grado di essere duttili, soprattutto, di essere abituate ai cambiamenti. Da novembre 2013 poi, quindi abbiamo cominciato nel 2012, a partire da novembre c'è stata, quindi prima si è fatta la formazione con AIDA, i vari istituti e le altre associazioni di cui abbiamo fatto vedere prima, da novembre 2013 fino a giugno 2014 i tre istituti italiani, ognuno per la zona di competenza nord, centro e sud, hanno svolto attività di formazione e consulenza online ai docenti di informatica dei diversi istituti tecnici industriali. E mi diceva il docente coordinatore del progetto che sono stati coinvolti circa 350 docenti inizialmente, si erano iscritti a questa formazione online, poi quelli che hanno mantenuto proprio, hanno fatto tutto il percorso, sono stati 220-230. In cosa consisteva questa formazione? Cioè c'era un continuo scambio di attività. Io faccio in questo modo, va bene, non va bene, mi sento con gli altri partner. Questo era il modo di interfacciarsi in modo continuo. I docenti dell'Istituto Battesi sono anche certificati come esaminatori e le tre scuole sono accreditate quali centri di certificazione IT Administrator e Fundamentals. Cosa viene consentito? Gli studenti dei corsi di informatica possono, a questo punto, tra poco se i miei studenti sosterranno le prime prove, possono sostenere le prove per l'acquisizione della certificazione IT Administrator articolate in 5 moduli: hardware del PC, sistemi operativi, LAN e servizi di rete, uso esperto della rete, sicurezza informatica, oppure Administrator Fundamentals articolato su 4 moduli. Quali sono i vantaggi? I vantaggi il dottor Occhini li ha descritti tutti, quindi io qui li riprendo giusto perché avevo preparato le slide. Il riconoscimento a livello europeo internazionale delle competenze acquisite, questo è chiaro. L'attribuzione anche di un punteggio nelle graduatorie per l'insegnamento e anche come assistenti amministrativi e assistenti tecnici. Noi in quest'ultimo periodo abbiamo fatto le graduatorie sia dei docenti a luglio sia del personale ADA entro novembre e abbiamo visto come queste certificazioni davano quel punteggio in più. Maggiori e migliori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Una formazione specifica conseguita durante il periodo scolastico, questo vale soprattutto per gli studenti, che non devono farsi la formazione dopo. Dopo possono fare la parte degli ultimi due esami, perché generalmente si finisce con i primi 4 moduli. Il superamento anche dell'autoreferenzialità della scuola, perché nel momento in cui c'è un ente terzo che certifica le competenze, non è il dire siamo bravi, no? Ma solo queste persone sono brave, sono certificate. Non più quella perdita di cui si parlava all'inizio dovuta a mancanza di competenze informatiche dei laboratori o cause tecniche, malfunzionamento.